Ciao a tutti, sono Filippo Pagani di Fisico da Spartano e benvenuti in questa 30ª puntata di Pillole Spartane. Oggi vorrei parlarvi di antinfiammatori e crescita muscolare. Innanzitutto, precisiamo che parliamo di antinfiammatori FANS, quindi non steroidei, quindi una classe di farmaci che non deriva dal cortisone. Sono dei farmaci estremamente comuni e che vengono utilizzati molto spesso per varie problematiche o patologie, sia in casi di dolore acuto sia in casi di dolore cronico. E sono una classe di farmaci come ad esempio, cito i più famosi come il Moment, il Voltaren, l'Oki che sarebbe il ketoprofene, l'ibuprofene. Questi sono quelli più utilizzati, una classe di farmaci molto utilizzati per, diciamo, come antidolorifici e antinfiammatori e molto spesso vengono utilizzati soprattutto dagli sportivi per traumi muscolari o dolori alle articolazioni, per, diciamo appunto come analgesici, oppure anche per il mal di testa. Ma come agiscono questi farmaci? Semplicemente, questi farmaci vanno a diciamo, bloccare l'espressione delle prostaglandine infiammatorie derivanti dall'acido arachidonico. Le prostaglandine sono degli ormoni periferici rilasciati dalle cellule del nostro corpo, molto importanti perché regolano diverse funzioni dell'organismo, tra le quali anche il verificarsi dell'infiammazione. Quindi questi farmaci cosa fanno? Vanno a bloccare appunto la produzione delle prostaglandine infiammatorie, bloccando appunto l'utilizzo dell'acido arachidonico. Tuttavia, però, queste prostaglandine non hanno la funzione di esprimere l'infiammazione, ma sono importantissime per tante altre funzioni. Tant'è che viene suggerito di assumere questi farmaci a stomaco pieno, proprio perché questi farmaci vanno a interferire anche nell'equilibrio del nostro sistema digestivo. Quindi queste prostaglandine hanno la funzione di proteggere lo stomaco e questi farmaci andando a interferire nella produzione appunto di questa classe di ormoni periferici vanno a interferire anche in questa funzionalità dello stomaco. Come questa altre funzioni, perché le prostaglandine sono importantissime anche per la crescita muscolare. Infatti, i classici DOMS che si hanno post esercizio sono appunto l'espressione dell'infiammazione che verificandosi andrà a innescare la sintesi proteica e la costruzione di nuova massa muscolare. Quindi utilizzare questi farmaci rallenta se non ferma diciamo, l'espressione dell'acido arachidonico che è importantissimo per la sintesi proteica. Quindi persone che utilizzano continuamente antinfiammatori per un motivo o per un altro comunque stanno andando a limitare la sintesi proteica perché limitano appunto l'espressione dell'acido arachidonico che è importantissimo nella costruzione di nuova massa muscolare. Quindi antinfiammatori ostacolano la crescita muscolare? La risposta è sì. Ovviamente se uno non può farne a meno perché ha avuto un trauma e il dolore non gli permette di dormire la notte, è chiaro che non è che si può fare niente, quindi quelli vanno assunti. L'importante è assumerne con cognizione di causa, senza esagerare e soprattutto prenderli nei momenti più adeguati. Per oggi è tutto e vi do appuntamento al prossimo video e come sempre, grazie per l'attenzione. Ciao a tutti!